La Serie A team, molto speciale perché le finali si fanno a uno stadio pieno prima della finale della Team Cup a Roma. Molto speciale perché domani ci sarà una Supercoppa dove le quattro squadre finaliste di quest'anno andranno a rigiocare tra di loro per poter vincere un altro torneo. C'è una parte sportiva e agonistica importante, è molto bello perché sicuramente diamo degli strumenti anche in più ai ragazzi per poter giocare e giocare in modo diverso, con delle emozioni nuove. La grande novità però della Junior Team Cup è quella di aver portato i grandi campioni a contatto con i giovani, dove credo che i grandi campioni si abbiano poi rivisti di quando loro erano piccoli. Sì, ma infatti la magia, devo dire, in generale dell'oratorio è duplice da un punto di vista sportivo. Considerate che il maggior numero dei grandi campioni che circolano oggi in Italia, ma ancora adesso in Serie A, hanno origine negli oratori. Noi abbiamo fatto tante presentazioni, questa è una delle, ormai la quarta, e mi ricordo una straordinaria con Prandelli, che appunto ci raccontava della sua esperienza in oratorio, e ricordo una altrettanto straordinaria con Trapattoni. Insomma, ma senza far torto a nessuno, tutti gli amici della Junior Team Cup, per un motivo o per un altro, sono molto legati agli oratori e molti di loro nascono come campioni nell'oratorio. Perché? Perché in realtà l'oratorio ti dà la possibilità di giocare a pallone, di giocare a pallone anche in modo più organizzato molto spesso, ma dall'altro lato ha una forte valenza educativa. Quindi questi ragazzi sono anche, come dire, come ripeterebbe il mio amico Massimo Achini, presidente del Centro Sportivo Italiano, sono campioni nello sport e diventano campioni soprattutto nella vita, perché sono educati alla vita. Gli invidi un po' questi ragazzi di oggi che hanno questa opportunità? Li invidio tantissimo. Allora, innanzitutto perché io sono sempre stato un discreto brocco a giocare a pallone, ho giocato molto male, quindi già per questo li invito, invidio. Li invidio perché hanno la possibilità di giocare in contesti straordinari, sono veramente in questo senso dei privilegiati. L'invidio perché vengono accompagnati, a cominciare dagli educatori che quotidianamente lavorano con loro, da persone straordinarie che, ripeto, insegnano loro il senso della vita. Quindi non soltanto lo sport e l'importanza dello sport, ma lo sport come strumento educativo per amicizie, per il rispetto dell'avversario, per il gioco di squadra. E in questo senso, per esempio, il fatto che noi come team siamo vicini a questo torneo mi rende particolarmente Cosa orgoglioso. ti porta dentro di carica, di emotività, personalmente? Mi porta emozioni, mi porta sguardi, mi porta lacrime, ho visto dei bambini piangere, ho visto delle scene. Quest'anno abbiamo giocato la finale, ed è anche questo il motivo per cui noi facciamo una Supercoppa tra le quattro squadre finaliste qui a Milano a stadio pieno, perché abbiamo giocato una finale, abbiamo dovuto giocare quest'anno le finali in realtà lontani dalla finale della Team Cup, perché la Team Cup aveva avuto dei problemi di spostamento di data e quindi i ragazzi non hanno potuto giocare nel pre-partita della finale di Team Cup, e hanno giocato poi, sempre all'Olimpico, la parte delle finali. Volevamo fare un regalo in più e quindi abbiamo creato anche questa Supercoppa per portare quelle squadre a giocare a San Il Siro. successo è aver Ma portato anche questo progetto, perdonami, ad Expo. prego. Il successo è anche aver portato questo progetto ad Expo. Lo ha Sì, reso ma internazionale. l'Expo è una cornice straordinaria, ma poi la cornice è Milano del momento, è per noi un'ulteriore avventura, per noi di team, perché siamo sponsor di Expo. Quindi insomma, venire a Milano era forse la cosa più giusta, era sicuramente la cosa più giusta, ed era venire qui ad Expo è stata la ciliegina sulla torta, se vogliamo. Va bene, io ti ringrazio, per me è A te. perfetto.